dobbiamo capirlo bene, questo concetto di, e questo è Wayne Godley, questo concetto di che cosa significa per un paese avere una moneta, cosa significa avere un bilancio dello Stato, cosa significa avere un bilancio in passivo, un bilancio in pareggio, un bilancio in attivo. Bilancio in passivo è il momento in cui lo Stato spende di più di quello che vi tassa, quindi usa la carta, è cartalista, capendo, comprendendo che questa sua emissione non è un debito per nessuno, tanto meno per lui, tanto meno per i nostri nipoti. Avere un bilancio in pareggio vuol dire che lo Stato decide di spendere e di ritirare dal pubblico tutto quello che ha speso, cioè dare 100 e togliere 100. E il bilancio in attivo è addirittura il contrario, cioè lo Stato spende 100 per i cittadini e li tassa 120. Così questo signore che si chiama Stato accumula un tesoretto che non si capisce a cosa serve, non si capisce a chi serve. Vabbè, allora, questa è l'Italia. Ok? Questo è il nostro paese. E come dico sempre, ogni paese, ogni nazione ha due tipi di ricchezze. Una ricchezza finanziaria rappresentata dal denaro e da tutto quello che è denaro anche un titolo di Stato, è denaro anche un'obbligazione, è denaro anche un titolo di una banca, eccetera. E ricchezza reale. Ricchezza reale sono le auto, le case, i campi, le industrie, tutto quello che è il cibo, la carne. Tutto quello che è ricchezza reale. Allora, in questo paese ci sono due entità e solo due. Il governo e il non governo. Questo è G e questo è non G. Semplice. Che cos'è il governo? Il governo è tutto l'apparato pubblico. Tutta l'amministrazione dello Stato, questo è il governo. Tutto ciò che non è amministrazione dello Stato e apparato pubblico, cioè tutta la cittadinanza, le imprese, i bar, i negozi, i mestieri, i campi, i contadini, tutto quello che non è governo è settore non governativo. Ciascuno di questi due settori, se ci pensate bene, ha esattamente la stessa divisione di ricchezza. Tutti noi abbiamo soldi e cose, la maglietta, la casa, il trattore, il computer o appunto i risparmi in banca o i debiti in banca, perché sono soldi anche quelli. Allora, lo Stato ha denaro e cose reali, noi abbiamo denaro e cose reali. La domanda che ci dobbiamo fare è, dimenticandoci per un attimo lo Stato, qua dentro, all'interno di questo settore che siamo noi, chi crea denaro? Se noi ci mettiamo tutti quanti, facciamo per comodità di ragionamento, immaginiamo che noi siamo il settore non governativo, cioè siamo tutta l'Italia dei mestieri, delle aziende, delle professioni, dei cittadini, siamo tutti chiusi qua dentro. Allora, qui dentro, chi crea denaro? Chi è che è in grado di creare denaro? Perché vi faccio questa domanda? Perché dobbiamo capire come facciamo tutti noi ad acquisire più ricchezza finanziaria per avere un migliore reddito, per avere un migliore standard di vita, per avere più tutele, per avere più servizi, per avere tutto di più. Ok? Abbiamo bisogno di creare più finanza per questo. Chi di noi crea denaro? Qualcuno di noi ha la stampatrice di bigliettoni a casa, nessuno ce l'ha, se non a parte qualche falsario. Ma, dire, nessuno di noi ha la zecca, nessuno di noi possiede una banca. Okay? Noi abbiamo delle attività, quando un'attività commerciale fa soldi, cioè ha successo, è logico che quei soldi derivino da qualcun altro. Allora, se questa signora è un'imprenditrice e ha lanciato un prodotto che sta vendendo da pazzi, è perché qualcuno qua dentro glielo sta comprando. Quindi lei ha accumulato del denaro, ma qualcuno l'ha perso qui, gli è uscito dalle tasche, d'accordo? Cioè è logico immaginare e pensare, ed è assolutamente vero da un punto di vista economico, che tutto il denaro che circola qua dentro è semplicemente un giro di vasi comunicanti, si alza da una parte, si abbassa da un'altra. Se qualcuno guadagna, qualcuno spende, se qualcuno risparmia, qualcuno si indebita. Non c'è possibilità di far sì che tutti noi qua dentro allo stesso tempo cresciamo di denaro. E da dove viene? Qualcuno, se qui cresce, là deve calare. Se là cresce, qui deve calare. Non c'è pezza.
D'accordo? Le banche qua dentro, e stanno qua dentro le banche, creano denaro. Questo è vero. Chi lavora con le banche sa che le banche creano denaro, però le banche creano anche indebitamento. Cioè per ogni singolo centesimo di denaro creato dalle banche esiste un indebitamento. Di nuovo si è alzata una colonnina e si è abbassata una colonnina da qualche parte. Non, neanche le banche possono creare del denaro al netto, cioè un denaro che entri in questa stanza, che benefici tutti, senza che nessuno se ne sia privato o senza che nessuno si sia indebitato. Qua dentro non si crea denaro, è impossibile. D'accordo? Allora, come si fa ad avere più denaro qua dentro? Gioco forza, immaginare che l'unica possibilità è che un contenitore esterno da qua crei un valore finanziario e lo immetta qua dentro. D'accordo? E questo è quello che fa ogni singolo Stato al mondo attraverso quella che si chiama la spesa pubblica. Lo Stato proprietario di una moneta, il dollaro, la sterlina, la lira, il marco, eccetera, crea questa moneta al lato della spesa, compra un ospedale qua dentro, paga gli operai che l'hanno fatto, l'azienda che l'ha fatto, paga l'indotto dei prodotti che sono stati venduti per fare quell'ospedale, costruisce una strada, paga stipendi a insegnanti, a consulenti, alla polizia, ai pompieri, eccetera. Ok? Quindi crea una spesa che entra qua dentro. Qui nessuno si è privato di un singolo centesimo nel momento in cui lo Stato ha deciso di costruire quell'ospedale. D'accordo? Quindi è denaro che è entrato. Poi cosa fa lo Stato però? Fa anche un'altra cosa che è un po' meno carina. Tassa. Ok? E quindi prende il denaro che solo lo Stato può aver creato, perché nessuno di noi può creare le lire, i marchi, i dollari, gli yen, eccetera. Prende il denaro che lo Stato ha creato, che ha messo qua dentro, e lo tira fuori da qua. Se ne riappropria. Attenzione al gioco. Allora, è ovvio che se lo Stato spende 150 e tassa 100, ci lascia qua dentro al netto 50. Ok? Questo vuol dire che tutta questa cittadinanza italiana si è arricchita di 50, senza essersi privata di un singolo centesimo. Ha messo 150, ha tolto 100, ci rimangono 50 netti. Perfetto. Se lo Stato decide di mettere 100 e di togliere 100, qua dentro ci rimane zero. Siamo esattamente da capo. Non abbiamo un singolo centesimo di ricchezza finanziaria aggiunta. Non possiamo risparmiare niente, non possiamo reinvestire niente, siamo nella stessa condizione di prima. Ok? Se poi lo Stato decide, sciaguratamente dal mio punto di vista, di spendere 100 e tassare 150, qua dentro andiamo a meno 50. Un anno meno 50, un anno meno 30, un anno meno 45, un anno meno 20, dove finiamo? Finiamo nello Zimbabwe. Allora, lo Stato che spende di più di quello che tassa e lascia 50 qua dentro per tutti noi è in deficit di bilancio. Lo Stato che mette 100 e toglie 100 e ci lascia secco fa il pareggio di bilancio. Lo Stato che spende 100 e toglie 150 fa il surplus di bilancio. Oggi tutti i media vi raccontano che la virtù dell'Italia sarebbe il pareggio di bilancio, cioè rimanere a secco, o il surplus di bilancio, cioè impoverirci anno dopo anno di 30, 40, 50, 60, 30, 20, 50, eccetera. Con quale insensata idiozia, dal mio punto di vista anche criminale, perché questa gente sa benissimo, conosce benissimo l'economia, sa di cosa stanno parlando, con quale insensata idiozia si va convincendo i cittadini che fare un pareggio di bilancio fa il bene dell'Italia? Come fa a fare il bene dei cittadini un pareggio di bilancio, lasciandoci zero nelle tasche? È impossibile, è matematica. L'abbiamo messo in Costituzione. Oggi nella Costituzione italiana c'è scritto che l'Italia deve fare questa cosa, mettere 100, togliere 100, mettere 150, togliere 150, lasciarci sempre a zero. Questo è un impoverimento automatico della società, cioè sono gli stipendi stagnanti, i redditi stagnanti, i servizi stagnanti, le infrastrutture stagnanti in un arco di tempo di 10, 15, 20, 50, 60 anni. È impoverimento automatico, ok?